Relazioni sentimentali veramente importanti nella mia vita ne ho avute tre. Ognuna di queste mi ha lasciato qualche cosa. Nel video di oggi voglio mettere a fuoco i 5 insegnamenti più preziosi che mi porto dietro da queste esperienze. Bene, la prima lezione è che le persone cambiano e tu devi accettarlo. Cosa significa che le persone cambiano? Significa questo, che cambiano loro e cambi anche tu. È normale, fa parte del gioco della vita ed è inutile arrabbiarsi per questo. La mia prima storia importante è durata 10 anni ed è iniziata quando io ero adolescente e quindi poi me la sono portata avanti in una fase della vita anche molto particolare. È chiaro che a quell'età cambiano un sacco di cose in maniera anche abbastanza rapida, cambiano i valori, i bisogni, le esigenze. E di conseguenza al cambiare di tutte queste cose ci sta che cambino anche gli obiettivi di vita, gli amici e la fidanzata. Il concetto è che le persone cambiano ed è inutile opporsi a questo cambiamento perché è la forza della vita che va avanti. Quello che ti suggerisco di fare è prenderne atto il prima possibile e in tutta serenità voltare pagina. Se non accetti tutti questi cambiamenti ti troverai presto a vivere con una persona che non è più la stessa e magari rischi anche di farla sentire in colpa. In realtà è sbagliato perché non c'è da sentirsi in colpa. Questa persona sta semplicemente andando incontro alla sua strada, al suo percorso di crescita. Non dico che sia facile prendere atto di questa cosa e accettarla, ma sicuramente è utile. Tanto prima tu riesci a fare questa cosa, tanto meglio è per tutti. Seconda cosa che ho imparato è che in amore o ti fidi o non ti fidi. È inutile stare lì a soppesare le mezze misure. O ti fidi e vai avanti senza rimuginare, oppure interrompi subito la cosa. La soluzione peggiore è quella di vivere nel dubbio, ma trascinare comunque avanti quella situazione. E così è una sconfitta un po' per tutti quanti, perché non te la vivi bene tu e non se la vive bene nemmeno l'altro. Uno dei meccanismi che vedo spesso presentarsi quando tu non ti fidi dell'altro o l'altro non si fida di te, è che c'è una specie di profezia che si autorealizza, nel senso che a furia di creare intorno a quella persona un clima di sfiducia, quella persona poi veramente tradisce a un qualche livello la tua fiducia. Ecco, un clima di sfiducia porta le persone ad allontanarsi tra loro, mentre invece è nella fiducia che la relazione prospera. Terzo spunto è che quando all'interno della coppia uno dei due tradisce l'altro, in realtà non si tradisce l'uno, ma si tradisce il due. Cioè non tradisco te, ma tradisco il noi. Non è un gesto contro l'uno, ma contro quell'insieme, quel sistema, quella coppia all'interno della quale io non mi riconosco più, ma fatico a uscire. Non vedendo via d'uscita da questa relazione, sento il bisogno proprio di prendere le distanze, ripeto, non dall'altro, ma dal noi. Anche in terapia, quando vedo una persona che magari ha appena tradito, non è che mi porta in seduta un odio o una forte rabbia nei confronti del marito o della moglie, ma ha sì uno slancio verso l'altro. È cioè un gesto per uscire dal noi, ma non è contro il tu, contro il partner, se proprio è un tentativo di entrare nell'io, in un nuovo io che sta avanzando e che tu senti il bisogno di far emergere. Ora, il passaggio dal vivere il tradimento non come un qualcosa contro di me che sono stato tradito, ma contro di noi, ti aiuta a vedere le cose in maniera un po' più distaccata e ad affrontare più serenamente il passaggio dalla vita di coppia a quella dell'essere single. Quarta idea è che per vincere in amore, prima di tutto devi far vincere il tuo partner, il che significa che devi fare il tipo per lui o comunque per lei e la persona che sta a tuo fianco deve sentire questa cosa, deve sentire che tu sei lì e desideri fortemente, tanto quanto lei, che possa raggiungere le sue mete, i suoi obiettivi. Questa cosa, che può sembrare un po' banale, in realtà nel concreto è molto difficile da trovare, soprattutto in quelle coppie che sono un po' navigate, all'interno delle quali, nel migliore dei casi, a parte rare eccezioni, vedi che si danno per scontato i bisogni e le esigenze del partner. Nei casi invece peggiori c'è in atto una vera e propria guerra tra i due per far apparire l'altro meno di quello che siamo noi. Fai il tifo per il tuo partner invece significa andare in una direzione opposta, cioè lottare, combattere affinché quella persona si realizzi come se questo fosse importante quasi più della nostra stessa realizzazione.
nella misura in cui il tuo partner avvertirà che tu sei lì al suo fianco, che indossi la sua stessa maglietta, tanto più la tua vita sentimentale sarà in discesa. Un ultimo punto che voglio condividere oggi con te, l'ho capito in realtà nei momenti in cui sono stato single nella mia storia personale, ma in realtà ci dice qualcosa di molto importante anche sulla vita di coppia. In una fase della mia esistenza, infatti, cercavo la persona giusta in maniera un po' troppo esasperata. Questo atteggiamento mentale mi portava ad avvicinarmi alle donne in maniera sbagliata, perché mi veniva da interrogarmi subito se erano quelle giuste o sbagliate, se facevano o non facevano ciò che io pensavo essere giusto per me, se erano o non erano giuste, e questo faceva sembrare il tutto un po' troppo un esame. Con il tempo ho capito che dovevo smettere di cercare la persona giusta e diventare io la persona giusta. Il che ha due implicazioni. La prima è quella di lavorare su di me per essere giusto, tra virgolette, agli occhi delle altre persone, ma soprattutto direi anche lavorare su me stesso per essere giusto ai miei stessi di occhi, per piacermi a me per primo. E in fin dei conti, se tu diventi la persona giusta per te, riesci a vivere bene, serenamente, anche se poi sei da solo, non hai un compagno di vita. Bene, cari amici, anche per oggi è tutto. Queste erano le 5 lezioni che mi porto a casa dalle mie ex relazioni sentimentali. Sono curioso di sapere anche le vostre. Cosa ne dite? Potreste scrivere nei commenti qui sotto qual è la lezione più importante che vi portate a casa dalle precedenti esperienze sentimentali. Va bene? È tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!